Chi erano i grandi predatori preistorici? Che ruolo svolgevano nei loro ecosistemi? Come si sono evoluti? I predatori sono sempre stati una fonte di fascino. Spaventano quanto affascinano. Ogni ecosistema ha un predatore in cima alla catena alimentare. Da quando si può risalire alla vita, non appena questa è riuscita ad arricchirsi, moltiplicarsi e diversificarsi, sono nati i predatori e i predatori alfa si sono affermati al vertice di questa interazione tra le specie. Conoscete i predatori alfa, noti anche come predatori apicali, che regnano sovrani sul loro territorio. Ma conoscete quelli che vivevano sulla Terra milioni di anni fa? Vi spaventerebbe vedere un Dimetrodon? Come reagireste di fronte a un elicoprione? Avete sentito parlare del T-Rex o dello Spinosaurus? Ma cosa sapete veramente di questi giganteschi predatori? Questi straordinari predatori ci dicono molto sull'evoluzione degli organismi viventi e dei loro discendenti. Hanno sviluppato abilità straordinarie per salire in cima alla catena alimentare e regnare sovrani sul loro territorio. Sareste disposti a incontrarli per scoprire qualcosa di più su di loro? Caro viaggiatore, bentornato. Oggi torniamo indietro nel tempo per seguire le orme dei più incredibili predatori che la Terra abbia mai conosciuto. Vi invito a seguirmi in un viaggio in cui la sfumatura tra paura e fascino è quasi impercettibile. Gli animali che ci aspettano sono, allo stesso tempo, maestosi e spaventosi, pericolosi e affascinanti, mostruosi e straordinari. Ma prima di partire per una nuova avventura, ricordatevi di mettere like al video e di iscrivervi al canale per non perdervi nulla. Grazie e buon viaggio! I super predatori sono tanto maestosi quanto inquietanti. Le loro dimensioni, la loro potenza, la loro velocità e la loro strategia di caccia li pongono al vertice della catena alimentare. Quando raggiungono l'età adulta, quasi nessun animale attacca un membro di questa specie. Se lo facessero, vincerebbero rapidamente lo scontro. Non temono niente e nessuno. Li chiamiamo predatori alfa. Se ci fermiamo a questa breve descrizione, potremmo concludere che non sono altro che bestie mostruose, assetate di sangue e aggressive. Ma nel regno animale e nella natura in generale, l'equilibrio della vita è molto più complesso di quanto le apparenze facciano pensare. Possono essere terribilmente spaventosi, ma hanno un ruolo fondamentale nell'ecosistema. Senza di loro, il ciclo stesso della vita si indebolirebbe e crollerebbe gradualmente nel corso degli anni e dei secoli come un castello di carte. Non resterebbe più nulla, tutto crollerebbe. Ma quali conseguenze potrebbero esserci dopo la scomparsa dei predatori apicali di un ambiente? La loro scomparsa sarebbe davvero così grave? Qualche erbivoro e piccolo carnivoro in più, al massimo. E allora? Per comprendere il ruolo cruciale di questi predatori apicali, dobbiamo definire cos'è un ecosistema e cosa rappresenta per le specie che dipendono da esso. Un ecosistema è una struttura che poggia su due pilastri. La cornice è la delimitazione, il territorio che gli viene concesso, ad esempio la foresta amazzonica. I due pilastri su cui si basa interamente l'ecosistema sono il biotopo e la biocenosi. Il biotopo è un ambiente geografico con caratteristiche specifiche, come la geologia, la temperatura, il clima e l'umidità. Se uno di questi elementi viene modificato, l'ecosistema si indebolisce. La biocenosi rappresenta tutte le specie viventi che interagiscono con questo biotopo.
Possono essere animali, piante, microorganismi e persino esseri umani, se ci riferiamo agli ecosistemi odierni. Anche in questo caso tutto è collegato. Quando uno degli elementi che compongono e caratterizzano un biotopo o una biocenosi scompare, tutto crolla. Uno non può sopravvivere senza l'altro. Se una specie diventa troppo invasiva, ha la precedenza sulle altre caratteristiche della biocenosi o del biotopo. Danneggia il suo ambiente, non interagisce più con l'ecosistema, ma lo domina. E questo cambia tutto, rompe l'equilibrio e l'armonia dell'intero ecosistema. I predatori alfa aiutano a regolare le specie che consumano, senza le quali diventerebbero invasivi e causerebbero la perdita di tutte le altre specie che dipendono da questo ecosistema. Senza dubbio, eravate già a conoscenza di questo ruolo attraverso i predatori apicali di oggi. Gli erbivori sono spesso più numerosi, i piccoli carnivori meno e i grandi predatori vivono generalmente in numero minore. Il loro stile di vita richiede un maggiore fabbisogno di energia e un territorio più vasto, il che limita l'espansione della loro popolazione. L'intera comunità animale dipende da questo equilibrio tra le specie. Ma bisogna anche sapere che un super predatore, come tutti i predatori in generale, qualunque sia il suo posto nella catena alimentare, non caccia alla cieca. In altre parole, sceglie le sue prede. In generale predano animali vecchi, malati, malformati, parassitati, deboli o indeboliti. In questo modo agisce come un regolatore sano, se così si può dire. Questa regolazione promuove e preserva la buona salute delle popolazioni animali cacciate. Infine, è importante capire che la presenza di alcuni di questi grandi predatori nella catena alimentare svolge anche un ruolo importante nel paesaggio geografico. Le chiamiamo specie ingegnere. La loro stessa presenza modifica l'ambiente in cui vivono. Regolando alcune specie di erbivori, ad esempio, è possibile far fiorire una vegetazione più ricca e rigogliosa, permettendo ad altre specie di insediarsi. Il caso di Yellowstone, negli Stati Uniti, è un ottimo esempio dell'impatto positivo dei predatori apicali. Per quasi 70 anni, il lupo era completamente scomparso dal paesaggio. Da allora, le conseguenze sono diventate sempre più drammatiche, anno dopo anno. Gli alci sono proliferati. Il numero di individui è esploso, passando da 4.000 a 10.000, a seconda dell'anno, fino a quasi 20.000. Hanno occupato un territorio sempre più vasto, pascolando anche vicino ai fiumi. Questa specie si è sviluppata a scapito dei castori, le cui colonie sono state quasi triplicate. Le colonie erano quasi 130 e dopo 70 anni di assenza di lupi ne sono rimaste meno di 50. Il coyote ha preso il sopravvento su un territorio troppo vasto. Il coyote aveva assunto un'importanza eccessiva dopo la loro scomparsa. Aveva diffuso specie come l'antilope pronghorn e piccoli roditori senza riuscire a regolare l'alce. Eppure questi animali svolgevano un ruolo essenziale nel loro ambiente e nutrivano anche i rapaci, che alla fine sono quasi scomparsi anche loro. Il paesaggio cambiò completamente. I terreni si sono inariditi e anche la flora delle rive del fiume ha faticato a sopravvivere. Privati dei castori che fungevano da architetti, i fiumi e i torrenti aumentarono la loro portata e causarono l'erosione del suolo. Molti pesci, anfibi e insetti non sono sopravvissuti a questi drastici cambiamenti. Se continuassimo così, un giorno nella regione non rimarrebbe altro che l'alce. Allora, privi di cibo e con una vegetazione sempre più scarsa, anche loro sarebbero morti. Tra il 1995 e il 1997, 41 esemplari di lupo sono entrati nel parco di Yellowstone. Da allora, la popolazione si è mantenuta tra gli 80 e i 100 individui all'interno del parco,
e 400 individui hanno ampliato il loro territorio nelle immediate vicinanze. L'impatto positivo della presenza del lupo è stato misurato a Yellowstone. Dal suo arrivo, la popolazione di alci è crollata, lasciando spazio ai castori. Il coyote, che tendeva a prosperare senza la presenza del lupo, ha riconquistato il suo posto nell'ecosistema. La popolazione di coyote è diminuita a favore delle specie che consumava. Anche gli spazzini e i castori sono tornati a popolare l'area circostante. Le sponde del fiume sono rinverdite, i corsi d'acqua sono ripopolati. In breve, l'equilibrio è stato ristabilito. Quando studiamo il ciclo predatore-preda, cioè il numero di individui di un predatore e il numero di individui della preda che consuma, come ad esempio la lince e la lepre, ci rendiamo conto di questa armonia e dell'equilibrio tra le specie. Quando le prede sono numerose, il numero di predatori aumenta. Quando la popolazione di prede diminuisce, diminuisce anche il numero di predatori. La vita dipende da questo equilibrio tra le specie. Biotopo e biocenosi sono collegati. La sopravvivenza dell'intero ecosistema dipende interamente dall'interazione armoniosa tra questi due elementi chiave. Oggi la fragilità di alcuni ecosistemi, dovuta in particolare al riscaldamento globale e all'attività umana, è diventata la sfida della nostra civiltà. È la sfida del XXI secolo. Ma nel lontano passato della storia della Terra, altri ecosistemi hanno conosciuto i loro pericoli, la loro fragilità e le loro sfide. Gli alfa predatori di questi ecosistemi erano essenziali per la loro conservazione e per il mantenimento dello stesso equilibrio, equo e armonioso. Nel 2022 gli scienziati hanno scoperto quello che potrebbe essere il primo predatore conosciuto nel regno animale. Festeggia i suoi 560 milioni di anni ed è vissuto durante l'Ediacarano, il periodo che precede il Cambriano. Si tratta di una aurora lumina a tempo roghi. Immagino che non sia esattamente la vostra idea di predatore. Non ha le caratteristiche fisiche di un animale pericoloso e aggressivo. Eppure, gli scienziati ritengono che sia uno dei primi predatori conosciuti dall'uomo. A giudicare dai suoi tentacoli a forma di fiamma, l'animale è probabilmente un membro della famiglia degli cnidari. Oggi questo gruppo comprende animali come meduse, coralli e anemoni di mare. Sono comparsi quando la vita ha cominciato a esplodere negli oceani. Per regolare e creare un equilibrio iniziale era necessario un predatore. Il ciclo predatore-preda ha potuto così instaurarsi, favorendo e mantenendo il primo ecosistema terrestre. I predatori che ci aspettano non sono affatto come aurora lumina a tempo roghi. Se gli animali alla base della catena si stanno evolvendo, come nel caso dei filtratori, dei sospensivori e degli erbivori, lo stesso vale per i piscivori e i carnivori. I predatori si adattano alle prede che cacciano. È ora di iniziare il nostro viaggio nel tempo verso il primo predatore preistorico della nostra serie. Viveva nei territori marini del Cambriano. Siamo nel bel mezzo dell'oceano, oltre 500 milioni di anni fa. Se lasciamo l'aurora lumina e cambiamo predatore, ci troviamo di nuovo di fronte a predatori acquatici, e per una buona ragione. A quel tempo nessun animale aveva ancora messo piede sulla terraferma. Il continente non conosceva né predatori né prede. Anche la vegetazione doveva ancora conquistare questo ambiente ostile. Sulla terraferma il paesaggio è desolato. Il tempo sembra essersi fermato. Nessuna vita all'orizzonte. Niente, solo rocce, polvere e caldo torrido. Nessuno potrebbe sopravvivere qua giù. Nell'oceano, invece, tutto è diverso. L'acqua è sinonimo di vita. E non a caso iniziamo con questo periodo. È in questo periodo che si verifica un evento importante,
l'esplosione del Cambriano, una comparsa improvvisa su una scala temporale geologica di circa 10 milioni di anni, di quasi tutti i principali piani organizzativi oggi conosciuti. È ancora agli inizi, ma la sua ricchezza è già ampiamente visibile. Guardatevi intorno, l'oceano brulica di vita. Questa è la casa dell'anomalo Caris, il cui nome significa strano gambero. È un grande artropode marino. Lungi dall'essere impressionante come il grande squalo bianco o l'orca, è comunque il mostro marino del Cambriano. Il nostro anomalo Caris è lungo poco meno di un metro. Sebbene le sue dimensioni siano rispettabili, non sono la sua principale risorsa di caccia. Ciò che lo rende il predatore alfa dei mari cambriani è la sua bocca. Come potete vedere, è dotata di placche ossee affilate che hanno la capacità di schiacciare la preda con una facilità sconcertante. Ma prima di approfondire il modus operandi di questo cacciatore, diamo un'occhiata al suo ritratto fisico. Come dicevo, anomalo Caris significa gambero strano. Il nome è a dir poco azzeccato. È un artropode, cioè un invertebrato segmentato. I suoi occhi sono a forma di bastoncino, come quelli di molti insetti odierni. Ha già occhi ben sviluppati, anche se siamo ancora agli inizi dell'evoluzione biologica. Sono costituiti da sfaccettature. Ha anche zampe che nuotano, questo gli permette di muoversi in acqua. Infine, e forse la cosa più impressionante di tutte, dopo la bocca ha appendici di presa irte di spuntoni. Questa singolarità fisica gli permette di afferrare la preda e di non lasciarla più. Ora che abbiamo descritto le sue caratteristiche fisiche più attraenti, credo sia giunto il momento di vederlo in azione. Quando si muove, di solito, è perché il suo corpo è spinto dalla fame. È allora che va in cerca di prede. È un vero e proprio schiacciatore di trilobiti. I trilobiti abbondavano negli oceani durante il periodo cambriano. Erano di tutte le dimensioni. Il paleozoico è il periodo d'oro di questi animali marini. La maggior parte dei trilobiti misurava pochi centimetri. Tuttavia, alcune specie potevano raggiungere i 60-70 centimetri. Durante il paleozoico si sono evolute oltre 18.000 specie. Occupavano molte nicchie ecologiche, dalla zona litorale alle profondità marine. La maggior parte si muoveva camminando sul fondo marino, altri scavavano gallerie, altri ancora nuotavano liberamente nelle colonne d'acqua. Questi animali, ampiamente presenti nei mari e negli oceani del mondo, erano la principale fonte di nutrimento dell'anomalo Caris, anche se occasionalmente mangiava altre specie marine. Grazie alle sue appendici appuntite, poteva afferrare un trilobite e portarlo facilmente alla bocca. Poi, come l'otturatore di una macchina fotografica, si spalancava e schiacciava il trilobite con le sue numerose placche. Le sue appendici e la sua bocca sono armi formidabili, ma è importante osservare anche i suoi occhi. Infatti, recenti scoperte hanno dimostrato la sua grande capacità visiva. Anomalo Caris aveva occhi molto sviluppati. L'occhio è il nostro principale organo di comunicazione con il mondo esterno ed è un organo complesso. In molti predatori è anche una risorsa per la caccia. È proprio questo il caso dell'anomalo Caris. I suoi occhi misuravano circa 2-3 cm e presentavano 16.000 sfaccettature note come ommatidi. Si tratta di recettori sensibili alla luce. Molti insetti hanno occhi sfaccettati, come l'anomalo Caris, ma la differenza sta nel numero di sfaccettature. A titolo di confronto, la mosca ha 4.000 sfaccettature. La libellula, invece, è un eccellente cacciatore, con quasi 28.000 sfaccettature. L'anomalo Caris, con i suoi 16.000 ommatidi, ha una vista eccezionale, che lo rende un cacciatore formidabile. Come abbiamo accennato in precedenza nel nostro viaggio tra i super predatori preistorici,
I predatori alfa hanno svolto un ruolo essenziale nella regolazione e nell'evoluzione delle specie. Secondo gli scienziati, la presenza di questo impareggiabile cacciatore negli oceani potrebbe essere all'origine dell'esplosione cambriana. Esercitando una forte pressione di selezione, potrebbe aver contribuito alla grande diversificazione delle specie animali. Ma non è l'unico a raccogliere i frutti di questa formidabile diversificazione della fauna marina. Un altro grande predatore del Cambriano è Urdia victoria. Come vedrete, è molto simile ad Anomalo caris. Lo studio di diverse centinaia di fossili canadesi ha permesso ai ricercatori di conoscere meglio l'Urdia e la sua posizione nella famiglia degli Anomalo carididae, animali famosi per le loro dimensioni relativamente grandi e le bocche ben dentate. La loro abilità nella caccia gli è valsa il soprannome di T-Rex cambriano. Immaginate quanto potessero essere temibili. Come l'Anomalo caris, la testa porta un paio di piccoli arti a punta. Si tratta di una sorta di artigli spinosi. L'animale li usa per portare le prede alla bocca. I lobi laterali sono dotati di grandi branchie per la respirazione. Ha anche una conchiglia cava e appuntita che sporge dalla parte anteriore della testa. Le conchiglie sono generalmente utilizzate per conservare e proteggere alcuni organi. Nel caso dell'Urdia victoria, tuttavia, non è così. Gli scienziati hanno quindi cercato di svelare il mistero di questa famosa conchiglia e di scoprire di più sullo stile di vita dell'animale. Secondo gli studi più recenti, non sono stati trovati organi all'interno della conchiglia. Tuttavia, la conchiglia era utile per l'Urdia in quanto gli permetteva di rimanere a galla più facilmente, controllando la sua galleggiabilità. Grazie a questa capacità, poteva esplorare i fondali marini con maggiore facilità e dare la caccia alle numerose specie di prede che lo circondavano. Come l'Anomalo caris, anche lui aveva una bocca armata di piastre. L'Urdia, invece, era più piccolo, con una media di 20 cm. Inoltre aveva appendici leggermente più sottili rispetto all'Anomalo caris. Ciò significava che non pestava i piedi alla sua controparte predatrice e si nutriva di animali più piccoli. Ma era comunque un grande cacciatore e un predatore alfa, perché nessun altro animale lo cacciava. Mentre la fauna e la flora esplodevano nel Cambriano e si diversificavano sempre di più, le prede rimanevano più o meno le stesse, così come i loro predatori. Questi due animali erano senza dubbio i dominatori dei mari dell'epoca, ma tra qualche milione di anni entreranno in scena altri predatori. È già tempo di conoscerli e di fare un salto indietro nel tempo. Andiamo nell'era ordoviciana e siluriana. Uno dei primi euripteridi conosciuti, Megalograptus, visse nell'Ordoviciano superiore. Divenne un super predatore dei mari dell'Ordoviciano e del Siluriano insieme ad altri animali della stessa specie, come Pterygotus. I granchi a ferro di cavallo imparentati sono comparsi un po' più tardi e vivono ancora negli oceani. Megalograptus e Pterygotus vengono spesso definiti scorpioni di mare. In effetti hanno un aspetto simile a quello di uno scorpione. Ma questi euripteridi erano molto, molto più grandi di qualsiasi scorpione mai visto. Il primo, Megalograptus, era lungo 1 metro. Il secondo, Pterygotus, sfiorava 1,60 metri e addirittura 1,75 metri per gli esemplari più grandi. Se a prima vista fanno un po' paura, non c'è assolutamente nulla da rischiare se ci si avvicina un po' di più. In questo modo avremo l'opportunità di conoscere meglio la loro morfologia e quindi i loro metodi di caccia. Il loro corpo è diviso in 2 parti, quella anteriore e quella posteriore.
La parte anteriore, chiamata prosoma, è costituita dalla testa dell'Euripteride. Sia Megalograptus che Pterygotus hanno un paio di cheliceri sulla testa, vicino alla bocca e terminanti con due uncini e pedipalpi. Il pedipalpo è una sorta di pinza flessibile. Vengono utilizzati per mangiare. La parte posteriore, nota anche come opistosoma, è costituita da diverse fasce dette tergiti. I tergiti sono segmenti induriti simili a piastre di un artropode. Questa caratteristica è presente anche in altre specie. L'opistosoma, la parte posteriore dell'animale, termina con una punta chiamata telson. È difficile dire se il telson fosse velenoso. Sono state avanzate diverse ipotesi. Una di queste suggerisce che si trattasse di uno strumento di predazione basato sull'attacco, come una punta o una lancia per bloccare la preda e poi portarla alla bocca senza ricorrere al veleno. Lo Pterygotus era il più grande tra gli euripteridi dell'epoca, ma anche uno dei più grandi artropodi conosciuti. Carnivoro, si nutriva di brontoscorpio, il più antico scorpione conosciuto, che misurava quasi un metro in età adulta, e di cephalaspis, uno dei primi pesci agnati, pesci vertebrati che non avevano ancora le mascelle. Per muoversi ha quattro paia di zampe. Un quinto paio è più simile alle pinne. Queste gli consentivano di nuotare. È probabile che la sua coda servisse a guadagnare velocità quando voleva abbattersi su una preda. Grazie alle sue grandi pinze, poteva afferrare gli animali e tenerli fermi per impedirne la fuga. Ma grazie alla sua vista eccezionale, era abbastanza veloce da assicurarsi che ciò accadesse raramente. Secondo alcune analisi, Pterygotus potrebbe aver avuto due paia di occhi. Gli occhi più grandi erano sfaccettati, come alcuni insetti, come le mosche o le libellule, ma anche come l'Anomalocaris, che abbiamo incontrato prima. L'altro paio di occhi, questa volta più piccoli, si trovava al centro della testa. Per avere una vista così ben sviluppata, questa capacità deve essere stata preziosa durante la caccia. Questo è un animale che si affida alla vista, usa la vista per orientarsi tra gli animali. Non tutti gli scorpioni di mare erano dotati di dimensioni così imponenti. Erano la delizia di un mollusco, ma non un mollusco qualsiasi. Questo appartiene alla classe dei cefalopodi. Per essere più precisi, si tratta di un genere nautiloide. Quando pensiamo ai molluschi, raramente pensiamo a un grande predatore, lo ammetto. Eppure, questo esemplare ha l'aspetto di un calamaro gigante e le sue dimensioni sono chiaramente un vantaggio nella caccia. Si stima che la sua conchiglia sia lunga 6 metri. Questo cefalopode ortocono gigante, un Cameroceras trentonese, si nutriva di prede pari al suo fabbisogno energetico. I trilobiti, ma anche alcuni scorpioni di mare, gli offrivano piatti scelti. Utilizzando i suoi tentacoli, era in grado di afferrare le sue prede e di rilasciarle solo dopo che erano affondate in fondo alla sua enorme bocca. Come si vedrà, questo gigantesco ortoceronte non è certo l'unico ad adottare dimensioni così imponenti. Sebbene i fondali marini siano un paesaggio idilliaco, dovremo lasciarci alle spalle questo gioiello degli oceani. Il periodo siluriano sta per finire e il devoniano ci apre le porte. Presto vi accorgerete che i predatori apicali sono molto diversi da quelli che abbiamo visto finora. Le loro dimensioni sono molto più grandi, la loro morfologia e la loro anatomia sono diverse e permettono loro di impostare un nuovo modello di caccia. I predatori alfa sono molto più pericolosi e aggressivi. Diamo un'occhiata a uno dei più grandi predatori del periodo devoniano, il placoderma
Dunkleosteus. Raggiunge circa 4 metri di lunghezza e pesa quasi una tonnellata. Dunkleosteus è mostruoso rispetto ai precedenti predatori alfa che abbiamo incontrato lungo il cammino. Ma le dimensioni non sono la sua unica peculiarità. Il suo corpo è completamente ricoperto di placche ossee, come una corazza che lo protegge da tutti i pericoli. È una vera e propria armatura che fermerebbe qualsiasi altro animale acquatico. Questa famosa armatura e le sue straordinarie dimensioni lo pongono al vertice della catena. È un predatore apicale. Le sue dimensioni e il suo peso imponenti non lo rendevano un pesce veloce nel mare, ma era comunque al vertice della catena alimentare perché non temeva nessuno. Nessun animale poteva superare la sua armatura. La sua bocca è priva di denti, piuttosto sorprendente per un grande predatore, non credete? Ma un animale senza denti non significa che sia privo di armi distruttive. Tuttavia ha una mascella molto efficace. Si apre e si chiude come uno scalpello, lama contro lama, ed è molto affilata. I Dunkleosteus si nutrono di tutti i crostacei presenti nell'oceano in quel momento. Grazie alle loro mascelle possono facilmente schiacciare le conchiglie, mangiando cefalopodi con una facilità senza pari. Se le loro mascelle, costituite da placche ossee affilate come coltelli, non sono sufficienti, utilizzano l'enorme forza di pressione che le loro bocche sono in grado di esercitare sulle prede. Ora vedremo un altro animale, anch'esso un pesce, la cui forza è altrettanto sorprendente. Qui abbiamo uno Stetacanthus productus. È soprannominato squalo incudine per la sua pinna dorsale a forma di spazzola. Prima di parlare delle sue qualità di cacciatore, cominciamo a spiegare come si difende. Grazie alle sue caratteristiche, nessun altro predatore osa attaccarlo. Stetacanthus è un genere di olocefali primitivi. È stato uno dei primi pesci cartilaginei a comparire sulla Terra. Ha conquistato rapidamente sia le acque salate che quelle dolci del nostro pianeta. Nella parte superiore del cranio si possono notare numerosi denticoli dermici. Questi servono a respingere eventuali predatori che potrebbero rischiare un combattimento impari. Ha anche fruste pettorali alla base delle pinne pettorali. Anche in questo caso si tratta di formidabili armi di difesa che non esiterebbe a usare se necessario. Grazie alle sue dimensioni e alla sua potenza, può affrontare animali di grandi dimensioni. Un tempo si nutriva di anfibi primitivi. Nel corso del tempo ha dato vita a una nuova specie, l'Acmonistion zangerli. Il suo discendente visse nel periodo carbonifero e, come il suo predecessore, si nutriva di anfibi primitivi. Cacciava anche un animale, la cui classificazione rimane ancora un mistero per gli scienziati, a metà tra i pesci e i tetrapodi, il Crassigyrinus scoticus. Ognuno di questi predatori alfa si nutre di una specie specifica. Non sono quindi in competizione e non si danno la caccia a vicenda. Regnano sovrani in tutte le acque del mondo. Questa Acmonistion ci dà l'opportunità di parlare del carbonifero. Che ne dite di andarci subito? Altri animali altrettanto interessanti ci stanno già aspettando lì. Più andiamo indietro nel tempo, più predatori troviamo. Seguono la curva dell'evoluzione biologica e la diversificazione delle specie di cui sono in gran parte responsabili. Grazie alla loro opera di regolazione, arricchiscono e mantengono sana la biodiversità terrestre e marina. La loro morfologia, le capacità fisiche e i metodi di caccia sono adattati alle specie che cacciano. Finora le prede erano tendenzialmente di piccole o medie dimensioni, come trilobiti, cefalopodi e piccoli pesci. I tempi stanno cambiando
e sono emerse molte nuove specie. I predatori alfa hanno modellato la loro evoluzione su quella delle loro prede. Vi renderete presto conto che più si va indietro nel tempo, più questi predatori preistorici diventano spettacolari. Un altro cambiamento degno di nota è il luogo in cui vivono. Fino a poco tempo fa i predatori erano confinati nell'ambiente acquatico, ma ora non è più così. I predatori si nutrono di animali, quindi vivono ovunque ci sia vita. Negli ultimi milioni di anni, i predatori sono riusciti a stabilirsi anche sul continente. Era quindi naturale che un predatore alfa regnasse anche sulla terraferma. Quelli che ci aspettano ora sono affascinanti, ma anche terribilmente spaventosi. Il primo di questi è agghiacciante. Questo è l'elicoprione. Non c'è bisogno di dirvi cosa ha di speciale. Come potete vedere, la sua mascella inferiore, simile a una sega circolare, è davvero incredibile. Addirittura straordinaria. Si direbbe uscito direttamente da un racconto di fantascienza. Eppure, l'elicoprione è esistito, anzi, era uno dei più temibili predatori marini del suo tempo. Per molto tempo è stato un mistero per noi umani. È difficile percepire la realtà, stabilire una verità generale, attestare i fatti così a distanza di tempo e con così poche tracce su cui basarsi. Una cosa è certa. L'elicoprione è un pesce cartilagineo. Ed è proprio per questo motivo che creare un ritratto il più possibile fedele alla realtà è un'impresa difficile. A differenza delle ossa scheletriche, la cartilagine non si fossilizza. Bisogna quindi cogliere i pochi indizi presenti nei resti del passato e poi interpretare. Le prime osservazioni e interpretazioni basate sui fossili dell'elicoprione, di cui solo la dentizione a spirale è sopravvissuta alle ingiurie del tempo, sono state a lungo oggetto di dibattito. Gli scienziati hanno immaginato questa struttura circolare simile a una sega, una sorta di organo dentato prensile sulla mascella inferiore, poi su quella superiore e, poco più tardi, sulla pinna dorsale e persino su quella caudale. Infine, secondo le più recenti ricerche supportate dalla tecnologia, l'ipotesi più probabile colloca questa insolita dentizione nella parte inferiore della mascella. Le osservazioni e le interpretazioni degli scienziati si spingono oltre, descrivendola come se occupasse l'intera lunghezza delle mandibole, senza essere prominente. In realtà, secondo le loro ricerche, una posizione frontale ed esterna, come implicano le prime descrizioni, sarebbe stata un ostacolo per l'animale. La resistenza all'acqua sarebbe stata troppo grande per permettergli di sopravvivere così tanti anni e di conquistare gli oceani. Questo gigante marino, di quasi 10 metri, non aveva predatori. Era in cima alla catena e si nutriva di pesci o ammoniti, a seconda delle ipotesi. Anche in questo caso, il tempo non è dalla nostra parte. Almeno per il momento, è difficile dire se una di queste diete sia più plausibile di un'altra. Se si nutriva davvero di ammoniti, allora usava quella sega circolare come un apriscatole. Una macchina per far esplodere le conchiglie e strapazzare gli animali legati alle conchiglie. I denti sono infatti perfettamente adatti a questo tipo di esercizio. È anche possibile che l'elicoprione utilizzasse un metodo di caccia diverso, rimanendo in attesa di banchi di pesci. Poi si avventava su di loro, spalancando la bocca. Questa volta la sega circolare avrebbe agito come uno spiedo rotante su cui i pesci sarebbero stati infilzati uno dopo l'altro per essere portati sempre più in profondità nella bocca dello squalo. La morte è rapida e indolore. I pesci vengono tranciati e poi trascinati all'indietro in poche manciate di secondi. Dovremo lasciare questo fenomeno acquatico con le sue mascelle a forma di sega per rispettare il nostro prossimo appuntamento.
Il Dimetrodon ci aspetta. Il Dimetrodonte è eccezionalmente grande. Può raggiungere i 4 metri di lunghezza e fino a 6 metri di altezza per gli adulti più grandi. Il suo peso può raggiungere i 250 kg. Nonostante le apparenze, questo Dimetrodon non è un dinosauro, ma un rettile della famiglia dei Terapsidi. Siamo nel Permiano e, ricordiamo, i dinosauri arriveranno milioni di anni dopo. Torniamo ora al Dimetrodonte. Questa specie viene spesso citata quando si parla di animali preistorici. Il suo caratteristico velo dorsale è senza dubbio un fattore determinante. Tuttavia, non è per questa caratteristica, molto utile per regolare la temperatura, che la studieremo ora, ma per il suo status nella catena alimentare. Come avrete intuito, non c'è bisogno di prolungare la suspense, perché questo è il tema di questo video. È in cima alla catena alimentare e uno dei predatori alfa. La sua dentizione sarà oggetto del nostro nuovo studio. Il suo nome significa due dimensioni di denti. Questo ci dà un piccolo indizio sull'evoluzione di questa specie. I denti sul suo cranio sono infatti di due serie diverse. Questo lo rende il precursore dei 4 tipi di denti dei mammiferi. Uno o due paia di denti di tipo canino si trovano nei membri imparentati di questa famiglia. Possiede anche un tipo di incisivo. Un'altra caratteristica degna di nota della sua dentatura sono le dentellature presenti su quasi tutti i denti. Sembrano così sottili da essere semplici fessure. Servono a rendere i denti molto più affilati, consentendo loro di tagliare la carne delle prede. Se la sua dentatura si è adattata, è per attaccare un nuovo tipo di preda. Il numero di tetrapodi e anfibi è esploso in questo periodo e già da tempo. Era necessario un avversario all'altezza di questi nuovi animali. Per completare questa armata di cacciatori, Dimetrodonte aveva anche un epitelio olfattivo nella cavità nasale, cioè uno strato di tessuto che rileva gli odori. Il Dimetrodonte era probabilmente in grado di utilizzare questo vantaggio sensoriale per localizzare e stanare le sue prede. Si nutre principalmente sulle rive dei fiumi e in acque poco profonde, alla ricerca di anfibi, ma anche di piccoli pesci. Sebbene sia indubbiamente terrestre, il Dimetrodonte non era ancora completamente adattato a camminare. Si muoveva più che camminare. Un altro super predatore, il Lycanops, utilizzava molta meno energia per muoversi e si spostava con maggiore facilità. Il suo nome probabilmente suggerisce un aspetto simile a quello del lupo e ha ragione ad alludere a questo. In effetti il suo nome significa faccia di lupo e il suo fisico denota alcuni tratti lupini. Come il Dimetrodonte, anch'esso ha una differenziazione di denti, ma la sua caratteristica più impressionante è l'enorme canino a forma di sciabola. Questo fa capire che era un predatore implacabile. Questo terapside gorgonopsiano si muoveva a 4 zampe. A differenza dell'animale che abbiamo incontrato prima, l'omero e il femore sono praticamente verticali. In altre parole, cammina. Ma non è tutto. Il Lycanops ha anche una muscolatura più grande ed efficiente. Questa muscolatura, unita alle lunghe zampe che si trovano sul lato inferiore del corpo anziché su quello laterale, gli permetteva anche di correre. La velocità era quindi forse una delle sue migliori qualità di caccia. Non era molto alto, misurava solo un metro di lunghezza. In definitiva, era piccolo rispetto ad altri erbivori e carnivori dello stesso periodo. Tuttavia, poteva correre più velocemente e aveva una maggiore resistenza. I suoi impressionanti denti canini promettevano un'uccisione rapida ed efficiente che non lasciava nulla al caso. È questo che lo metteva in una posizione di forza.
cacciatore, ma mai braccato. Sulla terra e in mare, i predatori alfa vigilano sull'equilibrio del ciclo della vita. Possono essere spaventosi, aggressivi e persino barbari, ma lo sono molto meno dei prossimi della nostra lista. Venite con me, ci incontriamo a Trias. Non avremmo potuto desiderare un ingresso migliore nel Giurassico di questo incontro con il dio dei mari. È straordinario, nonostante il suo aspetto di mostro marino, cattura e affascina l'umanità. Questo rettile marino è un mangiatore di pesci. In altre parole, si nutre di pesci. La sua enorme apertura alare dà un'idea delle dimensioni delle prede di cui si nutre. Come abbiamo sottolineato in precedenza, i predatori si adattano alle prede di cui si nutrono. Il loro ruolo regolatore è essenziale. L'evoluzione biologica facilita il mantenimento di questo equilibrio. Viviamo in un'epoca di animali straordinariamente grandi. I predatori sono quindi anche animali molto imponenti e rendono giustizia alle dimensioni del loro pasto. Il Liopleurodon è senza dubbio il più avanzato dei pliosauri. È temibile e molto veloce. È uno dei più grandi predatori del Giurassico. Può percorrere lunghe distanze, spingendosi nell'acqua con le potenti pinne anteriori. Le sue dimensioni, inizialmente stimate in 25 metri, sono state riviste al ribasso negli ultimi anni. Il ritrovamento dello scheletro completo di un animale preistorico è un evento quasi sconosciuto. Dopo milioni di anni, rimangono solo minuscole tracce del loro passaggio. Tesori preziosi, inestimabili, ma questi testimoni di un'epoca passata sono troppo piccoli per stabilire con certezza un ritratto completamente realistico. Come abbiamo visto in precedenza, quando ci mettiamo alla ricerca di risposte sul passato remoto, dobbiamo basarci su pochi elementi trovati, quindi interpretare e cercare di fare delle deduzioni. Grazie alle tecniche odierne, molti misteri possono essere risolti, ma gli errori sono sempre possibili. Poiché le dimensioni della testa erano sproporzionate, gli scienziati si sono affrettati a indicare un corpo altrettanto imponente. Corpo e testa sono generalmente proporzionali. Questo è vero per un gran numero di specie, ma non nei pliosauri. Questo non lo rende meno gigantesco. Davanti ai vostri occhi, un animale di oltre 7 metri che si muove con una facilità da brivido. Il suo atteggiamento in acqua e i suoi movimenti ampi sono impressionanti. Sembra che possa volare in mare aperto. Risvegliato il suo istinto predatorio, si spinge nell'oceano con un colpo di pinne, raggiungendo una velocità di gran lunga superiore a quella che il suo peso e le sue dimensioni suggerirebbero. Spesso erroneamente classificato come dinosauro, è in realtà un rettile marino. A volte viene anche confuso con i plesiosauri, che hanno un collo lungo caratteristico della loro specie. I pliosauri o pliosauroidi sono rettili con teste più massicce. Con il suo cranio massiccio, il nostro esemplare marino fa parte dei pliosauri. In effetti, l'Iopleurodon è l'esempio perfetto di pliosauro. Un cranio lungo e appiattito, un collo relativamente corto e lunghe pinne attaccate a un torso spesso che termina con una piccola coda. I denti dell'animale sono affilati come coltelli e quindi devastanti. Sono anche molto lunghi e rivaleggiano con un dinosauro che conosciamo bene, il T-Rex. Con denti del genere e un peso che si avvicina alle 2 tonnellate, il Liopleurodon era il dominatore dei mari. Non lasciava nulla al caso. Quando passava, si scatenava il caos. Feroce e pericoloso, aveva un appetito insaziabile. Come pensate che questo straordinario predatore riuscisse a stanare le sue prede? Le sue dimensioni erano sia un vantaggio che un ostacolo nella caccia. I pesci potevano vederlo arrivare da lontano e fuggire per proteggersi.
Per scoprire la risposta, bisogna osservare il suo muso. Le narici anteriori gli conferiscono un olfatto estremamente sviluppato, che gli consente di individuare le prede a grandi distanze. Per farlo, incanala l'acqua attraverso le narici per rilevare le secrezioni chimiche degli animali circostanti. Quando individua un odore allettante, si avventa sulla preda usando le sue pinne a forma di pagaia. Queste lo spingono letteralmente attraverso l'acqua. Può anche andare alla massima velocità se la caccia lo richiede. C'è un'altra cosa da sapere su questo animale emblematico degli oceani giurassici, ed è strettamente legata, ancora una volta, alle sue narici. Mi riferisco al suo sistema respiratorio. Pur essendo un animale acquatico, non poteva respirare sott'acqua. Come alcuni animali marini, in particolare il delfino che ben conosciamo, doveva venire in superficie per prendere una boccata di ossigeno prima di potersi rituffare sul fondo dell'oceano. Il Liopleurodon può aver avuto i suoi momenti di gloria, ma in natura nulla è immutabile. La vita si evolve e così la posizione di ognuno nel ciclo. Nonostante la sua abilità nella caccia, i mosasauri, una nuova specie di grandi rettili, riuscirono a spodestare il Liopleurodon durante il Cretaceo. Avremo modo di incontrarli più avanti nel nostro viaggio. Prima di entrare in questo nuovo periodo Cretaceo, abbiamo molte altre specie di predatori apicali da osservare. Riprendiamo il cammino. Abbiamo un appuntamento con il prossimo della lista. Ecco Notosaurus. Aveva un corpo snello, collo e coda allungati e arti lunghi. Non era un buon nuotatore come i pliosauri e i plesiosauri, ma era in grado di cavarsela abbastanza bene in acqua per stanare le prede e soddisfare facilmente il suo fabbisogno energetico. L'evoluzione biologica gli ha permesso di sviluppare alcune abilità. Il palato era chiuso e separava la cavità nasale da quella orale. Questo adattamento facilitava l'ingestione del cibo anche quando l'animale era immerso nell'acqua. Il cranio era lungo e appiattito, con grandi aperture. Questo gli permetteva di ingoiare prede di grandi dimensioni. Le sue mascelle erano costellate di denti affilati e intrecciati. Nessun animale poteva sfuggire. Quando nuotava, il Notosaurus usava la coda per spingersi e i piedi palmati per dirigersi e stabilizzarsi nell'acqua. Si muoveva ondeggiando il corpo e muovendo gli arti. Cacciava muovendosi lentamente verso la preda, accelerando poi bruscamente negli ultimi metri per spingere la testa attraverso i banchi di pesci e catturare la preda. Sebbene cacciasse ferocemente in acqua, non era un animale esclusivamente acquatico. Potremmo paragonarlo alle odierne foche. I notosauridi sono ottimi cacciatori nell'oceano, ma tornano regolarmente a riva per riposare, forse per accoppiarsi e anche per deporre le uova. Un altro animale dello stesso genere viveva in regioni paludose. Si tratta del Ticinosuchus. Assomiglia molto a un coccodrillo. Era alto un metro e lungo circa 3 metri. Gli arti erano posizionati direttamente sotto il corpo, quasi in verticale. Camminava quindi a 4 zampe, ma questo quadrupede, a differenza di altri della stessa epoca, era piuttosto veloce. Ha una complessa articolazione della caviglia e una specie di tallone. Quest'ultima è una caratteristica importante. Infatti, un tendine attaccato al tallone è collegato al polpaccio e questo fa la differenza. Aumenta la leva e quindi facilita i movimenti. Non solo può camminare con facilità sulla terraferma, ma può anche correre. Questo è un grande vantaggio quando si tratta di sorprendere e cacciare nuove prede. Il suo corpo è attrezzato sia per l'attacco che per la difesa. Non ha nulla da temere dagli animali che interagiscono con il suo stesso ecosistema. È stato dotato di un'efficace armatura protettiva. L'intero corpo, compreso il ventre, era ricoperto da spesse placche ossee
chiamate scuti. Esse formavano una vera e propria armatura. Continuiamo il nostro viaggio con i fitosauri. Anche loro hanno molto da insegnarci. I fitosauri assomigliano a coccodrilli nella silhouette. Nonostante questo aspetto ingannevole, non sono coccodrilli. Le loro narici, ad esempio, non sono situate sulla punta del muso, ma più in alto, davanti agli occhi. Questa caratteristica permetteva loro di nascondere la propria presenza. Potevano respirare rimanendo quasi sommersi, lasciando sporgere dall'acqua solo il foro delle narici e la punta del cranio. Esistono due tipi principali di fitosauri. Si distinguono per le loro mascelle. In primo luogo c'erano quelli con mascelle lunghe e strette, rivestite di denti conici. Questi erano affilati e intrecciati per afferrare saldamente i pesci. Questa disposizione dei denti si trova spesso nei predatori subacquei. C'è una ragione per questo. Possono piantare un pesce e afferrarlo saldamente mentre sciacquano via l'acqua dai lati della bocca prima di inghiottirlo. L'altro gruppo comprende i fitosauri con mascelle corte, larghe e molto potenti. I denti anteriori sono a forma di zanna e quelli posteriori a lama. I denti a forma di zanna sporgono dalla bocca, mentre quelli posteriori sono ricurvi. Grazie a questo tipo di mascella e alla sua corporatura predatoria, questo fitosauro era in grado di attaccare i grandi tetrapodi terrestri quando venivano a bere alla pozza d'acqua, alla maniera degli attuali coccodrilli. Da questi primi incontri si potrebbe pensare che i più grandi predatori dell'epoca avessero inevitabilmente l'aspetto di un coccodrillo. No, il prossimo della lista non ha affatto l'aspetto di un coccodrillo, ma vi assicuro che è spaventoso come pochi. Ecco uno dei carnivori più feroci che la Terra abbia mai conosciuto. Tutto in lui trasuda violenza e barbarie. È equipaggiato con le migliori armi da caccia. Il suo corpo è voluminoso, misura circa 9-10 metri di lunghezza, quasi 3 metri di altezza e pesa non meno di 2 tonnellate. La sua massa è abbastanza spaventosa da spaventare anche il più temerario dei dinosauri. Le sue ossa sono pesanti e forti, le sue zampe sono lunghe e quelle anteriori più corte. Si muove con sicurezza solo sulle zampe posteriori. La lunga coda, ondeggiante da sinistra a destra, funge da pendolo e lo aiuta a mantenere l'equilibrio durante i movimenti. La sua muscolatura e le sue articolazioni ben sviluppate gli consentono di essere piuttosto veloce rispetto ad altri dinosauri della stessa epoca. Le impronte fossilizzate confermano questa ipotesi. Siamo quindi di fronte a un predatore veloce. Le zampe anteriori e posteriori sono dotate di artigli affilati. Non esitano a usarli per lacerare la carne delle loro prede e causare gravi ferite. Come se tali artigli non fossero sufficienti per il megalosauro, non sono le sue uniche armi. Ha potenti mascelle rivestite da grandi denti ricurvi e affilati come rasoi. Sono dei veri e propri tagliagole. Può affettare, strappare e divorare le sue prede con incredibile violenza. È così formidabile che non si ferma davanti a nulla, non si tira indietro e non scappa mai. Attacca persino i grandi sauropodi. Il megalosauro era un carnivoro pericoloso e temibile. Come si può vedere, questo attacca un Bontrio spondylus. Purtroppo per il Bontrio spondylus passa presto dalla vita alla morte. Questa scena ci porta fuori dal Giurassico e nel Cretaceo. Questa è senza dubbio l'epoca che ha visto i predatori più spaventosi di tutti i tempi. Spero che il vostro cuore sia al posto giusto. Questi animali sono pericolosi, aggressivi e violenti. Dopo il loro passaggio, il paesaggio è sinonimo di caos. Non rimane altro che il profumo della paura e l'odore acre del sangue. I più grandi predatori di tutti i tempi
sono stati senza dubbio Carcharodontosaurus, Giganotosaurus, T-Rex e Spinosaurus. Spinosaurus sembra essere il più imponente di tutti. Carcharodontosaurus supera Giganotosaurus e lo stesso T-Rex. Incontriamo ciascuno di loro e scopriamo di più sulle loro specie. Come sono arrivati in cima alla catena alimentare? Quali erano le loro abilità di caccia? Cosa li rende predatori apicali? C'è solo un modo per scoprirlo: incontrarli e studiarli da vicino. Più veloce, più grande, ma meno intelligente del T-Rex, il Giganotosauro si è fatto un nome nel Cretaceo. Pesava circa 10 tonnellate e misurava quasi 15 metri di lunghezza. Si ipotizza che questa lucertola gigante possa aver affrontato erbivori titanici come l'Argentinosaurus. Ossa di questo mastodonte sono state infatti trovate vicino a Giganotosaurus. Un rapporto predatore-preda è quindi plausibile. Tuttavia è difficile immaginare che un animale di sole 10 tonnellate di peso, per quanto feroce e potente, possa competere con le 80 tonnellate di questo gigantesco erbivoro. Una possibilità che potrebbe spiegare e confermare questo rapporto predatore-preda sarebbe uno stile di caccia in branco. Il Giganotosaurus probabilmente formava gruppi molto piccoli, limitati a 2 o 3 individui, e si riuniva solo per cacciare. Questo è uno dei primi animali della nostra lista a fare affidamento sulla potenza e sull'efficienza del gruppo per cacciare. Altri, altrettanto pericolosi, agivano da soli, ma non per questo erano meno formidabili. Ecco il Carcharodontosauro. È dotato di una forza fenomenale. Secondo le ultime stime, misura tra i 12 e i 13 metri e pesa tra le 6 e le 8 tonnellate. Le sue dimensioni sproporzionate e la sua potenza lo rendono un cacciatore eccezionale e un predatore sovrano nel suo dominio. Il suo solo femore misura 1 metro e 26. Riuscite a immaginarlo? Solo una parte della sua gamba era grande come un bambino di 8 anni. Ha cacciato un'ampia varietà di specie, anche grandi erbivori, senza paura. Era così temuto che rubava persino le prede appena cacciate da altri predatori. Nessuno di loro avrebbe rischiato il combattimento per recuperare la sua proprietà. Il suo portamento e il suo carisma, da soli, spaventavano qualsiasi creatura terrestre che incrociasse il suo cammino, anche da lontano. Il suo appetito insaziabile, la sua natura aggressiva e la sua pericolosità erano noti a tutti. Guardate la sua bocca, è gigantesca. È lunga 1,60 metri, l'altezza media di un adolescente di 14 anni. Ma è anche e soprattutto un'arma formidabile. I suoi denti sono affilati come rasoi e terribilmente taglienti. Date le dimensioni del suo cranio, si può immaginare che anche i suoi denti siano molto lunghi, oltre 15 centimetri. Ogni suo dente ha quasi le dimensioni di una mano umana. Guardate i vostri. Immaginate decine di denti così lunghi, solidi, come una roccia e affilati come un'ascia. Nessun animale potrebbe resistere al morso di un Carcharodontosauro. Nonostante le sue straordinarie capacità, col tempo ha ceduto il passo a un altro predatore alfa, senza dubbio più intelligente e meglio adattato all'ambiente: il Tyrannosaurus Rex. Sapevate che i primi tirannosauri apparvero circa 140 milioni di anni fa, appena più grandi di un essere umano? È il caso del Nanusksaurus Oglundi, ma verso la fine del Cretaceo, decine di milioni di anni dopo, cominciarono a evolversi in animali simili al T-Rex che conoscete. È senza dubbio uno dei dinosauri più conosciuti. Quando pensiamo al periodo dei dinosauri, spesso ci viene in mente il suo nome. È noto anche per la sua ferocia,
Infatti, la sua aggressività, la sua violenza e il suo insaziabile istinto predatorio gli hanno fatto guadagnare il nome di re dei rettili tiranni. Poteva raggiungere facilmente i 12-14 metri di lunghezza, i 5-6 metri di altezza e un peso che sfiorava le 7 tonnellate. Come i precedenti dinosauri studiati, aveva un cranio di grandi dimensioni, lungo fino a 1,50 metri. Dotato di una sessantina di denti, lunghi da 10 a 15 centimetri, alcuni addirittura 18 centimetri, perfettamente affilati e a sciabola, la sua bocca avrebbe potuto inghiottire un uomo intero senza difficoltà. Erano sempre efficaci e non si esaurivano quasi mai. Ogni 2-6 anni, dalle sue fauci, spuntava un nuovo esercito di denti affilati come rasoi. Alcuni paleontologi ritengono inoltre che le superfici craniche, insolitamente grandi dietro gli occhi del tirannosauro, dovessero ospitare muscoli masticatori estremamente potenti. Oltre ai denti e alle potenti mascelle, il tirannosauro aveva molte altre qualità che lo collocavano in cima al podio dei più grandi predatori del mondo. Ha una visione stereoscopica, in altre parole, ha una visione in rilievo e un ottimo senso della distanza. Ciascuno dei suoi occhi fornisce un'immagine chiara a un determinato angolo di visione. Prese insieme e sovrapposte, queste immagini forniscono la profondità necessaria per assimilare le distanze. Questo gli permette anche di registrare il minimo movimento con un campo visivo piuttosto ampio. Per un predatore, questo tipo di capacità visiva è un bene prezioso se non si vuole mai perdere la preda. Il T-Rex era anche robusto e resistente. Camminare per un giorno intero a una velocità media di 8 km non lo spaventava. Il suo corpo lo portava dove lo conduceva l'olfatto. Poteva anche essere veloce se si presentava l'occasione, come ad esempio un'opportunità di caccia. Il tirannosauro poteva raggiungere una velocità di 25 km orari con passi di circa 3,75 metri. Questo dinosauro è un animale emblematico del periodo Cretaceo. Le sue caratteristiche predatorie sono indiscutibili. Infatti è ciò che lo ha reso così famoso. Alto 6 metri, lungo fino a 18 metri e pesante quasi 11 tonnellate. È un vero mostro, un titano del Cretaceo. In termini di aspetto, potrebbe essere descritto come una gigantesca lucertola crestata. La prima cosa che colpisce di questo dinosauro sono le sue dimensioni, di gran lunga superiori a quelle del tirannosauro, che è diventato un punto di riferimento nella sua categoria. Ma c'è di più. Una lunga mascella e un esercito di denti sottili e affilati non lasciano dubbi sulla sua dieta. Nel suo ventre, gli scienziati hanno notato la presenza di scaglie di pesce, oltre a quelle di altri animali, in particolare terrestri. Il fascino di questo singolare dinosauro risiede nel modo in cui si muove, nell'ambiente in cui vive e nell'ambiguità della sua dieta e delle sue abitudini di caccia. Sebbene Spinosaurus sia indiscutibilmente terrestre, è anche un animale subacqueo. Questa è una delle caratteristiche che affascina gli appassionati di dinosauri. La parte inferiore della mascella ha già fornito alcuni indizi sul suo stile di vita misto. Questo animale terrestre si nutre di pesci. Ma sono state le sue ossa, e in particolare il femore, a gettare ulteriore luce sul mistero. In proporzione, il femore di Spinosaurus è molto più corto di quello dei suoi contemporanei tetrapodi terrestri. Un'altra importante caratteristica anatomica è la forma dei piedi. Le ossa dei piedi erano piatte e gli artigli delle dita erano piuttosto grandi. Questo ci dice che, pur potendo muoversi sulla terraferma, l'azione richiedeva una grande quantità di energia. Un predatore alfa come questo, per potersi sostenere e cacciare le prede, non poteva permettersi di incontrare tali difficoltà nei movimenti. Questo dimostra che non viveva sempre sulla terraferma, ma che a volte andava in acqua, almeno per nutrirsi.
la natura stessa delle sue ossa convalida questa ipotesi. Le ossa dei predatori terrestri, come il T-Rex di cui abbiamo parlato prima, sono più lunghe, più leggere e composte da cavità. Queste caratteristiche rendevano più facile la deambulazione sulla terraferma. Lo Spinosaurus, invece, ha ossa solide, più simili a quelle di alcuni animali marini. L'elevata densità ossea degli arti avrebbe permesso a questo dinosauro di rimanere immerso nell'acqua anziché galleggiare. Ancora una volta, ciò fa pensare a un animale in grado di muoversi nell'acqua. Con le narici idealmente situate nella parte superiore della testa per impedire all'acqua di infiltrarsi, potremmo avere a che fare con un nuotatore. Tuttavia, nonostante la sua indiscussa capacità di nuotare, sembra che i resti di animali terrestri trovati nel suo ventre siano anche la prova del lato opportunistico di questo dinosauro. Anche alcuni animali moderni lo sono, come l'orso grizzly. È un pescatore eccezionale e il pesce rimane il suo cibo preferito. Ma se si presenta l'occasione, o se la pesca non è buona, si lascia facilmente tentare da altri tipi di prede. C'è motivo di credere che lo Spinosaurus rientri in questa categoria di animali opportunisti. Ugualmente a suo agio in acqua o sulla terraferma, è stato uno dei più grandi carnivori terrestri di tutti i tempi. Siede con orgoglio sul podio dei più abili e terrificanti predatori alfa del mondo. In precedenza abbiamo incontrato un pliosauro. Questa volta il nostro viaggio ci offre l'opportunità di studiare un plesiosauro. Potrete constatare voi stessi le principali differenze tra queste due famiglie. Il plesiosauro è stato oggetto di molte leggende, come quelle di Loch Ness, e ha anche ispirato grandi nomi della letteratura, come Viaggio al centro della Terra di Jules Verne. Ma per quanto affascinanti siano queste leggende, non è per la sua fama che lo studieremo qui, ma per le sue capacità di predatore apicale. Il plesiosauro Hydroterosaurus alexandre misura circa 8 metri. Pesca con il suo collo sproporzionatamente lungo di 6 metri. Il collo misura quasi 2/3 del corpo. Ha ben 60 vertebre. La testa, invece, è molto piccola in proporzione al collo, misurando appena 30 centimetri. Ma questo non gli ha impedito di divorare avidamente ammoniti, belemniti, pesci e persino rettili marini. Per la cronaca, i fossili di questo colosso marino sono stati scoperti da Annie Montag Alexandre. Il dinosauro è stato chiamato così in suo onore. Il rettile marino che stiamo per vedere è spaventoso, sia per le sue dimensioni colossali, sia per le sue non comuni capacità predatorie. Tyrannosaurus era il più grande di tutti. Questo mosasauro doveva essere lungo quasi 18 metri e pesare fino a 15 tonnellate. 15 tonnellate di spaventoso pericolo. La sua grande testa ricorda un coccodrillo, ma un coccodrillo di dimensioni spropositate. Il corpo, invece, è un'abile miscela di serpente e pesce. Nonostante queste dimensioni straordinarie, il mastodonte si muove con grande facilità. È dotato di potenti pinne che gli permettono di sterzare a piacimento, ma anche di muoversi abbastanza velocemente da non mancare mai il bersaglio. Anche se la sola idea che apra la bocca vi fa gelare il sangue, dovete assolutamente dare un'occhiata ai suoi denti. Sono numerosi e affilati come rasoi. Come potete vedere, ha anche una seconda serie di denti nel palato superiore. Una volta che la preda è stata inghiottita, non ha alcuna possibilità di fuggire. Potrebbe affrontare qualsiasi specie acquatica che incrociasse il suo cammino. Niente gli resisteva. Poteva sventrare qualsiasi preda in pochi secondi. Pesci, calamari, plesiosauri come l'Elasmosaurus, pterosauri, tartarughe marine e persino altri mosasauri erano tutti alla sua portata, se la sua mentalità territoriale era degna di nota. Usava anche il suo lungo muso per colpire e stordire le prede.
il suo cranio da solo poteva raggiungere 1,20 m. Guardate con quanta facilità questo Mosasaurus Tyrosaurus cattura uno Pteranodon. Sembra apparire dal nulla. Riesce a spingersi fuori dall'acqua e a fare un breve lavoro sull'uccello. Regnava sovrano negli oceani, decimando anche i più grandi squali del suo tempo. Diffondeva il terrore ovunque andasse. Per tutta la violenza di cui era capace, date le dimensioni degli animali che vivevano all'epoca, senza un predatore alfa di questa statura, la regolazione e la biodiversità delle specie marine sarebbero state compromesse. Ha svolto un ruolo essenziale negli oceani per tutto il suo regno, fino a scomparire, come molti dei suoi contemporanei, dopo la crisi del Cretaceo. Se i meteoriti e i vulcani avranno un impatto terribile sulla Terra, sconvolgeranno anche l'ambiente marino. Terremoti, tsunami, ondate di calore e improvvisi abbassamenti di temperatura hanno alterato il biotopo di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro viaggio. Come sapete, biotopo e biocenosi sono strettamente legati. Per la sopravvivenza di un ecosistema è necessario mantenere il fragile equilibrio tra l'uno e l'altro. Le attività terrestri dell'epoca alteravano questo equilibrio. Il biotopo e poi la biocenosi avrebbero subito le drammatiche conseguenze di questi sconvolgimenti. Innanzitutto, nelle trappole siberiane, le eruzioni vulcaniche rilasciarono grandi quantità di anidride carbonica, acidificando senza dubbio le acque di oceani, fiumi e piccoli corsi d'acqua. La variazione del pH ha causato la morte delle specie più fragili, come il plancton e le ammoniti. La perdita di questi animali si ripercuote sul resto della catena alimentare. Una nuova estinzione di massa si profilava all'orizzonte, ma fu la caduta del famoso meteorite, qualche migliaio di anni dopo, a danneggiare molte specie. Fu un effetto domino su vasta scala. Molti animali si estinsero, segnando per sempre la storia della vita. Tuttavia, alcuni di questi animali non scomparvero completamente dalla faccia della Terra. Ancora oggi, tartarughe e coccodrilli sono preziosi testimoni di questo passato tumultuoso.